A 10 giorni dalle elezioni si intensificano incontri e confronti tra i candidati alla presidenza della regione. Alice Monni. Il prossimo governo della regione continui ad ascoltare le imprese e intervenga in modo deciso e flessibile. È la richiesta che Confindustria Lombardia rivolge a 3 dei 4 candidati presidente, incontrandoli nella sede milanese di Assolombarda. Le richieste sono di mantenere forte soprattutto l'industria lombarda. L'autonomia va colta come un'opportunità, non deve essere colta come una guerra tra nord e sud. Per Pier Francesco Maiorino bisogna investire nel rapporto con l'economia reale. Modello da seguire, la concertazione di Bonaccini in Emilia-Romagna. Credo che ci debba essere un confronto maggiore con tutte le categorie. La regione non deve essere più governata con un piccolo condominio incattivito, molto chiuso all'interno del palazzo. Attilio Fontana rivendica quanto fatto. Bisogna continuare ad investire in infrastrutture, dice. Concorderemo con il ministro Salvini un grande piano a partire dalle ferrovie. Non credo che sia necessario andare a copiare da altri un modello che in Lombardia sta funzionando. È il modello che viene ritenuto anche a livello internazionale il più attrattivo. Per Letizia Moratti bisogna partire da un cambio di metodo nel governo della regione. Fare squadra tra assessorati, non lavorare per compartimenti. Io credo a una concertazione fatta per tematiche e per ambiti, quindi non tavoli immensi che poi non producono nulla, ma tavoli concreti. Il sindaco di Milano Sala fa un appello al voto utile. Se la giocheranno in due, chi vuole che la guida della regione cambi deve votare Maiorino, dice sui social. Il voto utile è per me, risponde la Moratti. Con Calenda siamo allineati, aggiunge poi riferendosi alle posizioni sulle licenze dei taxi. Fontana guarda avanti e dal palco ribadisce: l'equilibrio post-elettorale tra partiti non cambierà il nostro modo di governare. Si vota il 12 e 13 febbraio.